Si è concluso con i rintocchi della campana alla risorta il Consiglio Comunale straordinario e aperto ai cittadini con ordine del giorno sul conflitto israelo-palestinese per un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza e sul conflitto russo-ucraino a 2 anni dallo scoppio del conflitto per il rispetto delle risoluzioni ONU e del diritto internazionale. Stasera è molto importante che il Consiglio Comunale sia riunito grazie allo stimolo, alla volontà e alla sollecitazione che è arrivata dal coordinamento cittadino per la pace, che dopo tanto tempo ha iniziato negli ultimi mesi a riunirsi e purtroppo in una situazione, diciamo, delle guerre che ci sono nel mondo, quindi apre una discussione importante sui valori della pace, della tolleranza, della volontà di, come dire, sollecitare le coscienze anche nella città e quindi anche in consiglio comunale su una discussione sia un po' più alta, non tanto sulle ragioni delle guerre, ma sulle conseguenze. Il Comitato Cittadino per la Pace, che ha richiesto lo svolgimento del Consiglio Comunale straordinario, è formato da varie associazioni del territorio, in gran parte provenienti dal mondo cattolico. La pace passa attraverso l'educazione, ecco, e quindi questo diventa fondamentale. Abbiamo apprezzato molto che il Comune abbia fatto suo un appello che noi gli abbiamo rivolto e che l'ha posto come all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, quindi come un impegno anche futuro, e questo è una cosa che ci aiuta molto a diffondere questa cultura della pace pratese. Tra i momenti più significativi del Consiglio straordinario sulla pace, il collegamento telefonico dalla Terra Santa con padre Ibrahim Faltas, francescano egiziano, vicario della custodia di Terra Santa, che sarà presente a Prato il 6 marzo, e l'intervento di padre Bernardo Gianni. Vogliamo ribadire, se mi posso sentire anch'io pienamente pratese, che la nostra città assume fino in fondo la vocazione e il mistero di riconoscere che l'appartenenza della nostra umanità alla comunità internazionale, con una pluriennale storia di accoglienza e di integrazione, rappresenta un monito perché non ci sia fra di noi alcuna divisione essenziale che turbi l'impegno, la passione, la testimonianza della pace. La votazione si è conclusa con l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno. Non hanno partecipato alla votazione i gruppi consiliari del centrodestra, che definiscono utopico l'obiettivo del disarmo auspicato nel documento.